Gli anni del Covid, la crisi energetica e anche il conflitto tra Ucraina e Russia che mette a rischio quasi 400 milioni di export nelle Marche, che è la regione più esposta con un'incidenza del 3,1%, sono stati al centro dell'incontro Il futuro è qui. All'hotel Fortino Napoleonico di Porto Novo, Confindustria Ancona, in collaborazione con Intesa San Paolo, Confirete e Camera Marche, hanno presentato agli imprenditori possibili soluzioni operative per la ripartenza, pur in uno scenario internazionale complesso, accuratamente analizzato, che ha permesso di vedere più di una strada da percorrere. Chiaramente le aziende fanno molta difficoltà in questo periodo perché ci sono problemi sia sulle materie prime, su come acquistarle, dove acquistarle, a che costo acquistarle e quant'altro. Problemi energetici, quindi problemi un pochettino su tutti i fronti. Cosa si vede in futuro? Quello che vedo è che tutto sommato si sta trovando un nuovo equilibrio, cioè l'Europa sta riportando un pochettino in zona quelle che sono alcune produzioni, si sta cercando di non essere più asiacentrica, da non dipendere solo ed esclusivamente da fornitori cinesi in particolare, quindi si sta cercando di ritrovare un nuovo equilibrio dopo che la globalizzazione in qualche maniera era stata fatta senza regole, quindi non si era guardato a quello che potevano essere i problemi che stiamo vivendo in questi periodi. Mi aspetto che l'Europa abbia quindi un nuovo ruolo mediterraneo, dove l'Italia, essendo al centro del Mediterraneo, avrà un ruolo fondamentale. L'incontro, finalmente in presenza, ha permesso agli imprenditori di vedersi tra loro e di confrontarsi con gli interlocutori istituzionali di categoria e bancari. Alcune grandi aziende virtuose, come la Innolivating SPA, hanno permesso, attraverso la propria esperienza, di mostrare come la ripresa del turismo, la cui previsione di crescita nel 2022 è superiore all'incremento registrato l'anno scorso, e lo spostamento verso nuovi mercati di riferimento rispetto ai due paesi coinvolti nella guerra, possano rappresentare uno spiraglio anche per quei comparti come il calzaturiero, la pelle e l'abbigliamento che sono distretti fortemente colpiti da questa crisi. Come sempre, davanti alle criticità bisogna essere rapidi a individuare nuovi percorsi e individuare nuove opportunità. E quindi l'azienda deve esprimere la sua massima caratteristica di flessibilità. E per quanto ci riguarda, Innolivating ha al suo interno delle persone molto dinamiche perché lavoriamo su molti paesi, in tutto 78 paesi, quindi chiaramente riusciamo ad avere un serbatoio abbastanza privilegiato da questo punto di vista, anche se non nascondo che l'aumentare delle materie prime, il costo dei container incrementato, l'aumentare dell'energia elettrica e le problematiche note a causa del conflitto bellico, il dollaro che si è rafforzato, quindi tutta una serie di variabili importanti che da recepire tutti insieme non è semplice. Però di fatto diciamo che in qualche maniera il conflitto bellico da un lato ha lasciato dei mercati sguarniti di prodotto e la crisi crea delle opportunità di acquisizione per magari prepararsi alla ripresa in maniera più robusta e soprattutto Innolivating negli ultimi 2 o 3 anni ha performato molto bene e quindi arriva in maniera molto solida a questo appuntamento purtroppo non felice che è quello del conflitto bellico, ma di fatto riesce a performare ancora bene proprio perché arriva con un abbrivio abbastanza solido. Beh, chiaramente l'area predominante dove noi lavoriamo diciamo in export dall'Italia all'Europa. E qui le difficoltà sono tante perché il reddito pro capite è stato abbattuto, netto pro capite è stato abbattuto in maniera importante dal maggior costo dell'energia, da tutti gli aumenti subiti e quindi chiaramente la capacità d'acquisto delle famiglie è sceso moltissimo. Adesso quello che da parte nostra dobbiamo fare è andare a cercare mercati più tranquilli, cercando di abbattere il meno possibile i nostri fatturati e i nostri margini su quelli in cui ci troviamo, ma è inevitabile in qualche maniera che proprio per aiutare i consumi bisogna andare incontro facendo un piccolo sacrificio di margine quest'anno. La ripresa dei consumi dopo la pandemia non può però prescindere, secondo il presidente di Confapi Marche Giorgetti, da una serie di preoccupazioni legate all'approvvigionamento dei prodotti finiti. Lo scenario è abbastanza inquietante, ma la proverbiale positività e intraprendenza dei nostri imprenditori sono sicuro che ci permetterà di superare anche queste difficoltà. È un mare in tempesta sul quale è difficile fare delle previsioni perché gli scenari cambiano quotidianamente.
la questione degli approvvigionamenti e della logistica sono le questioni più difficili da affrontare in questo momento per poter garantire al mercato una presenza continuativa e seria dei prodotti dei nostri imprenditori. È possibile che ci sia anche una ripresa dei consumi, in realtà credo che l'ostacolo più importante per i consumi sia stato la questione della pandemia, sulla quale stiamo vedendo degli spiragli. Certamente la sovrapposizione del conflitto qui nel cuore dell'Europa, immediatamente al decadere della situazione pandemica, ha un po' rallentato la corsa alla ripresa dei consumi. Però da questo punto di vista sono meno dubbioso sul fatto che l'economia possa avere una ripartenza. Il problema sarà invece quello di poter garantire al mercato l'approvvigionamento dei prodotti finiti, perché l'acquisizione delle materie prime e i trasporti in questo momento stanno fortemente bloccando le spinte produttive delle nostre aziende. In questa fase di nuova incertezza legata al conflitto russo-ucraino è fondamentale proseguire il lavoro già iniziato durante la pandemia sull'efficientamento energetico e produttivo, sulla digitalizzazione, sulla valorizzazione del capitale umano e sui rapporti di filiera. Per questo Intesa San Paolo ha messo in campo una serie di misure finanziarie a sostegno delle imprese per supportare le esigenze legate all'aumento del costo dell'energia e delle materie prime. Oggi si è qui in presenza per un momento importante anche di confronto tra attori sulla scena. Che cosa può scaturire da una giornata come quella di oggi? Possono scaturire molte cose. Istituti come Intesa San Paolo sono estremamente importanti per il nostro tessuto imprenditoriale. Come associazione abbiamo visto un'attenzione particolare di istituti di credito come Intesa San Paolo, soprattutto di questo istituto, alle necessità dei nostri imprenditori e una disponibilità maggiore a supportarli in questo percorso di resistenza alle difficoltà del momento, proiettati verso una possibile crescita.